Sul sito del Comune di Sassari è pubblicato l'elenco delle aziende che hanno aderito all'iniziativa e nelle quali i beneficiari del bonus per l'acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, potranno spendere i buoni. Nei prossimi giorni la Dei Risto Service SPA, società affidataria del servizio di erogazione dei buoni per conto del Comune, accrediterà sulle tessere sanitarie dei beneficiari gli importi spettanti per l'acquisto di formaggi, mentre per i prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione sarà accreditato in un secondo momento. Gli interessati saranno avvisati dell'avvenuto accreditamento dell'importo spettante sulla tessera sanitaria mediante un SMS sul numero di telefono indicato nella domanda. È necessario presentare la tessera sanitaria, acquistare i prodotti previsti dal bando. È possibile utilizzare la tessera sanitaria scaduta o senza microchip, non è necessario digitare alcun PIN al momento dell'acquisto. Non è invece ammesso l'uso della carta d'identità elettronica, seppur contenente il codice fiscale, nel duplicato cartaceo della tessera sanitaria. Poste Italiane si conferma un'azienda in rosa anche in provincia di Sassari. La quota di dipendenti donne è del 66%, di cui 21 ricoprono ruoli manageriali e sono 40 gli uffici postali della provincia con direttori donne. Infine, sono 21 le sedi completamente al femminile. Tra gli uffici postali All Pink della filiale sassarese di Poste Italiane c'è la sede di Calangianus guidata dalla direttrice Erika Virgilio, che vede al suo fianco in qualità di operatrici di sportello le sue colleghe Simona Carbonella, Manuela Deiana, Laura Ricciardi e Giusy Pittorru. Per una grande azienda come Poste Italiane, commenta la direttrice, che ricopre un ruolo di primaria importanza nel paese, saper gestire la diversità è fondamentale per creare valore, non solo dal punto di vista interno e gestionale, ma anche e soprattutto nei rapporti con i clienti. Ogni azienda dovrebbe promuovere la diffusione di una cultura di impresa inclusiva volta a garantire il rispetto delle pari opportunità, considerando il valore di ogni persona a prescindere dal suo genere e dalla sua situazione. Ogni risorsa deve essere considerata fondamentale per lo sviluppo e la crescita aziendale. Penso che in questo Poste Italiane sia da considerare un esempio per le varie realtà del nostro paese. Sono arrivata a Calangianus da poco più di un mese, aggiunge Erika, ma con le colleghe mi sono trovata da subito molto bene, c'è una grande sintonia, siamo in cinque, ci si capisce al volo, siamo una squadra proattiva, tutta al femminile, si lavora insieme, ci si aiuta come un vero team. La nostra forza è l'organizzazione, la volontà di far fronte comune. Grazie anche ai risultati raggiunti in provincia di Sassari, le politiche di parità di genere e la trasparenza di Poste Italiane sono state premiate con la riconferma per il terzo anno consecutivo nel Gender Equality Index 2022, il principale indice internazionale di riferimento che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l'eguaglianza e l'inclusione. Il Gender Equality Index misura le performance aziendali sulle politiche di parità di genere e di trasparenza nella rendicontazione dei dati e delle informazioni di settore e rappresenta un punto di riferimento per gli investitori che cercano informazioni affidabili e comparabili al fine di valutare l'impegno delle società nell'affermazione dei valori del gender equality. Nell'edizione 2022 Poste Italiane ha migliorato ulteriormente il suo risultato rispetto all'anno scorso, ottenendo ancora una volta una valutazione ben al di sopra del punteggio medio delle società valutate nel GEI. Il gruppo guidato dall'amministratore delegato Matteo Delfante è inoltre tra le 19 aziende a livello mondiale che hanno superato in ogni fascia retributiva il gender pay gap nella classifica globale stilata da Equileap, organizzazione leader che elabora dati e approfondimenti sulla parità di genere in ambito corporate. Poste Italiane tra le 5 aziende italiane ad entrare tra le top 100. Signora, buonasera. Secondo lei Sassari è una città a misura di bambino? Insomma, non tanto. Diciamo che non viene creata molta occasione di... Adesso abbiamo visto Piazza d'Italia per il Carnevale, ma altrimenti non è che ci siano molte occasioni. È anche vero che il periodo non è dei migliori per creare occasioni, quindi... Cosa manca secondo lei? Se dipendesse da lei, cosa farebbe? Ma qualche attività in più magari per poterli coinvolgere in giochi, in riuscire a socializzare un pochino di più. Prego. Non
quest'anno è arrivato l'8 marzo, una giornata ricca di significato in cui si può riflettere sul ruolo della donna in questa giornata, ma tutti i giorni della vita. Siamo qua con la direttrice Rita Meloni e possiamo chiederle come la pensa in proposito. Come la pensi, Rita? Io penso che l'8 marzo sia una giornata di riflessione profonda, sul significato vero che la donna ha nella società. Una donna che merita rispetto per quello che è e per quello che fa. La donna deve essere valorizzata in ogni istante della sua vita, senz'altro, però questa giornata di riflessione serve per cercare di arginare quella violenza e quei soprusi che non hanno ragione di esistere. La donna deve andare avanti sempre a testa alta, portando avanti le sue scelte, scegliendo liberamente quello che vuol fare nella vita e dando il massimo di se stessa, così come fanno le donne che lavorano a Terigì. E io mi fermerei oggi su queste donne che lavorano a Terigì come giornaliste, un lavoro che non viene spesso riconosciuto per l'importanza che ha nella società. È un lavoro che prima non esisteva per le donne, eppure a Telegi, su una redazione di sei giornalisti, quattro sono donne. Due sono state scritte addirittura in periodo di piena pandemia, dimostrando di lavorare con impegno, professionalità e costanza a fianco ai colleghi giornalisti che non sono da meno. Quindi una collaborazione vera, reale, nonostante ciascuna lavori per conto suo, nonostante abbiano tutte e quattro impegni al di fuori del telegiornale. Portano avanti un discorso nella scuola, nella famiglia, nella società e assicurano un'informazione corretta, una diffusione di notizie utili per il miglioramento sociale, per migliorare lo stile di vita. E tutto questo è importante e le giornaliste che lavorano a Telegi devono essere gratificate pienamente. Io mi sento di gratificarle oggi più che mai, in occasione della giornata della donna, con un grande abbraccio a loro e a tutte le telespettatrici che ci assicurano la loro presenza e ci supportano per quello che è il nostro lavoro, il nostro impegno costante. Io ho pubblicato dei libri dove ho parlato sempre molto bene delle donne, qualsiasi cosa abbiano fatto. Mariangela ha pubblicato un libro dal titolo significativo Fiera Libertà. Piena Libertà, un titolo che fa riflettere, che le donne sarde sono fiere e libere e così devono essere rispettate per quello che sono. Le giornaliste di Telegi sono tutte così. Ringrazio Valeria per l'impegno e la professionalità costante, ringrazio Mariangela per la sua disponibilità sempre assidua nel trattare argomenti forti che poi possono essere anche ripresi dalla scuola e possono essere una garanzia per l'educazione e il rispetto che non deve mancare mai. Ringrazio Renata per i consigli utilissimi ogni qualvolta le siano stati richiesti e soprattutto gratifico il lavoro di tutti coloro che lavorano a Telegi come conduttori, come operatori e le donne in maniera particolare per quell'impegno e per la forza di volontà di portare avanti un discorso che vale e che nessuno può distruggere. Grazie ancora. I libri presentati in occasione della Giornata della Donna documentano e rimangono come testimonianza di valori che durano nel tempo e si tramandano agli altri e che non moriranno mai. Per questo le donne che collaborano a Telegi hanno presentato anni fa libri che vale la pena illustrare. Mariangela ha presentato un romanzo storico in cui emerge l'importanza del rispetto e della comunicazione nelle relazioni fra uomini e donne, calato nel passato ma sempre attuale per la tematica trattata.
in cui l'immagine della donna sarda appare nella sua completezza e totalità, come si può capire dal titolo, Fiera Libertà. Io, che nelle mie pubblicazioni coinvolgo sempre tante persone, ho dato la priorità a testimonianze di donne e uomini che si completano a vicenda, come risulta nella pubblicazione Essere donna, essere persona vera, che contiene numerose interviste a donne di età e culture diverse che operano in contesti diversi e presentano uno spaccato dei diversi settori di intervento delle donne. Nel libro Mare che avvicina, le interviste sono state fatte prevalentemente da me a uomini di età e cultura diversa, che rappresentano la gente di mare in Sardegna, in cui ha fatto eccezione un'unica intervista a una donna che ha simboleggiato la possibilità che la donna ha di svolgere attività svolte prevalentemente da uomini. Il libro è stato realizzato da me, donna, e presentato in occasione della giornata della donna con la chiara determinazione di far conoscere a tutti le attività legate al mare all'Istituto Nautico di Porto Torres. Un'altra pubblicazione che mi sta molto a cuore è Adele con Qualcosa che vale, in cui rimangono le testimonianze di tanti illustri personaggi che hanno dettagliatamente testimoniato l'importanza del ruolo di Adele Loriga, una donna con elevate capacità artistiche, pedagogiche e comunicative, che ha fatto tanto e ancora fa per gli anziani, purtroppo decimati dalla pandemia. L'ultima pubblicazione di cui voglio parlare è Sogni di Lisa Continuano, di buon auspicio per il rilancio di tutto quel che appare sospeso dall'incalzare degli eventi e che con i problemi causati dalla pandemia ci ha messo a dura prova, rafforzando però la nostra grande forza di farcela a superare sempre tutto, con l'incessante bisogno di fare anche qualcosa per chi sta subendo gravi danni da questa catastrofica guerra in corso. Insieme ce la faremo e ce la dobbiamo fare ad andare avanti, trasmettendo il nostro coraggio e la nostra voglia di vivere a tutti, soprattutto ai ragazzi e a chi sta peggio di noi. Cagliari, sulla strada statale 131 all'altezza di Sardara, una pattuglia della polizia stradale impegnata nel controllo di alcuni veicoli si è vista costretta a fermare anche un Mercedes che procedeva a elevata velocità in direzione Cagliari. Il conducente, un insospettabile commerciante cagliaritano, ha fornito indicazioni contraddittorie sulla provenienza. Gli agenti si sono insospettiti in quanto lo stesso stava trasportando prodotti alimentari spagnoli e solo in un secondo momento ha dichiarato di essere sbarcato a Porto Torres da una nave proveniente dalla Spagna. Tali circostanze hanno indotto gli agenti della polizia stradale a chiedere l'ausilio del personale della squadra mobile della questura che, verificati gli elementi di sospetto, ha proceduto alla perquisizione del veicolo. Qui interno sono stati rinvenuti e sequestrati 7 panetti di sostanza di colore bianco occultate all'interno della batteria dell'auto. Successive analisi della scientifica hanno identificato la sostanza in questione per stupefacente del tipo cocaina per un peso totale di oltre 5 kg. Il soggetto è stato tratto in arresto e su disposizione del PM di turno associato alla casa circondariale di Uta. Oristano, questa mattina il sindaco Andrea Luzzo ha incontrato la comunità di cittadini ucraini che vive a Oristano. Vogliamo testimoniare la solidarietà degli oristanesi e dell'istituzione comunale ai nostri fratelli ucraini che stanno soffrendo per gli orrori della guerra, dice il sindaco Luzzo. Ci rendiamo conto che in questo momento il tempo è poco, le necessità sono tante e in questi casi occorre organizzare al meglio la macchina della solidarietà e degli aiuti. Oristano si sta già muovendo in tanti modi, abbiamo avviato la ricerca di alloggi dove ospitare i profughi che per salvarsi stanno abbandonando le loro case e stanno fuggendo dalla guerra, ma stiamo lavorando anche su altre iniziative concrete per aiutare il popolo ucraino. Quella di oggi vuole dunque essere un'occasione per manifestare vicinanza in un momento di grande dolore, ma anche per capire quali possono essere le necessità primarie, prosegue il sindaco Luzzo.
Siamo al lavoro per mettere a disposizione gli spazi necessari per raccogliere il materiale, medicinali e beni di prima necessità che gli oristanesi vorranno mettere a disposizione del popolo ucraino. Gli ucraini che vivono a Oristano sono una ventina, la maggior parte donne. Tutti sono stati contattati per partecipare all'incontro che si è tenuto questa mattina alle ore 9:30 nella sala giunta a Palazzo Campus Colonna. Amici 3G, continuate a seguirci, questo è semplice, guardate teleg.tv e ci portate ovunque nel mondo, continuate a seguirci. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail ssd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza.
in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45 e alle 23. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraletiangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itianjoy Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itianjoyss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. TeleG guarda al futuro. La nostra emittente già da ora è visibile non solo in tutta la Sardegna, ma in tutti i continenti. Un progetto ambizioso che porterà Sassari, la Sardegna e le sue aziende in tutto il mondo. Per vedere TeleG sul vostro televisore basta avere una Smart TV ed una semplicissima connessione internet. Digitare www.teleg.tv ed aggiungere il canale tra i preferiti. Ma non solo. La potete già seguire dal PC o più semplicemente dal vostro tablet o addirittura dal telefonino ovunque voi siate. TeleG, la TV in tasca.